Elezioni amministrative 2022. Scopriamo insieme i risultati definitivi del primo turno per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale della città di Tolentino. Questi i voti riportati dai candidati sindaci e le relative percentuali. Silvia Luconi 4.084 voti, di cui 468 voti espressi solo per il candidato, 42,4%. Mauro Sclavi, 3.176 voti, di cui 571 espressi solo per il candidato, 32,9%. Massimo D'Este, 2.379 voti, di cui 224 espressi solo per il candidato, 24,7%. Questi invece i voti di lista e le relative percentuali. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, 1.063 voti, 12,7%. Tolentino nel cuore, 1.320 voti, 15,8%. Popolari Tolentino, Unione di Centro, 179 voti, 2,1%. Forza Italia, 229 voti, 2,7%. Lega Salvini Tolentino, 334 voti, 4%. Evviva Tolentino, 577 voti, 6,9%. Tolentino Civica e Solidale, 629 voti, 7,5%. Tolentino Popolare, 1.475 voti, 17,6%. Riformisti Tolentino, 416 voti, 5%. Partito Democratico, 823 voti, 9,8%. Civico d'Este, 723 voti, 8,6%. Tolentino Rinasce, 280 voti, 3,3%. Dipende da noi, 328 voti, 3,9%. Schede bianche totali 98, schede nulle totali 163, schede contestate e non attribuite alle liste 0.